Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi ritorniamo a parlare della questione degli UFO abbattuti negli Stati Uniti per dovere di cronaca e per fare un po' di chiarezza su alcune cose che in questi giorni, soprattutto dopo gli eventi, sono state gettate letteralmente in rete per confondere le idee, per in qualche modo cercare di smuovere le acque in modo negativo in questo caso e cercare di coprire probabilmente qualcosa che forse stava emergendo e non andava bene che venisse la popolazione mondiale a conoscenza di determinate informazioni. Ci sono state delle dichiarazioni precise a cui sono state date anche importanza e naturalmente significati spesso impropri. Innanzitutto dobbiamo capire i falsi. Ci sono infatti in circolazione una serie di falsi che hanno creato scompiglio, hanno attirato l'attenzione a sé e hanno provocato una serie di problemi e naturalmente hanno inquinato le vere informazioni. Sto parlando infatti del video di un presunto discorso fatto dal presidente Joe Biden, che vi avevo tra le altre cose anticipato sia su TikTok sia sulla live, che naturalmente anche nei video qui sul canale UFO News su YouTube, dove la traduzione naturalmente inglese non corrispondeva al labiale, la voce non era chiaramente quella di Biden e ovviamente la traduzione italiana era basata sul testo già tradotto e scritto in inglese, che non rispecchiava appunto quello che il presidente degli Stati Uniti stava realmente dicendo. Il discorso suonava dell'incredibile, veniva citata l'FBI, quindi il Federal Bureau of Investigation, come fonte principale, oltre che la stessa presidenza degli Stati Uniti e naturalmente il NORAD in qualità di comando strategico aerospaziale del Nord America. E il discorso vergeva ad ufficializzare in qualche modo la presenza extraterrestre nel nostro pianeta con UFO che si stavano presentando su tutte le capitali del pianeta. Vi ricorda qualche cosa? In effetti sì. Le parole infatti sono simili ad alcuni discorsi che abbiamo già visto in diversi film della fantascienza di carattere ufologico e che trattano a livello hollywoodiano, ma non solo, le cosiddette invasioni aliene. Vi lascio al video giusto per sorridere un pochino. Ci ritroviamo tra qualche istante. Ladies and gentlemen, as the Commander-in-Chief of the United States Joint Forces, I am here today to inform you that a number of unidentified flying objects have appeared over many parts of our country. Though their exact origin remains to be fully determined, the FBI has informed me that it is very likely that these are visitors of extraterrestrial nature. I advise the American people to remain calm, not fall into panic, and wait for further announcements. We shall overcome this threat with confidence and vigilance. May God protect us. Ma perché la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il suo discorso del 13 febbraio 2023 sente l'esigenza di ridere, scherzare, far battute e coinvolgere i giornalisti presenti in questa scenetta ridicola, la questione degli abbattimenti degli UFO? Perché dice con arroganza e assoluta certezza che non c'è e non c'è mai stata alcuna prova della presenza di alieni ed extraterrestri sul suolo nordamericano e che questi eventi non dimostrano assolutamente nulla in tal senso? Perché questa improvvisa precisazione da parte della Casa Bianca? Perché questo bisogno di scherzare? Vi lascio alle parole direttamente dette
da Karine Jean-Pierre, ci ritroviamo qui ancora una volta tra qualche istante. I just want to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity. With these recent takedowns, again, there is no indication of alien or terrestrial activity with these recent takedowns. Wanted to make sure that the American people knew that, all of you knew that, and it was important for us to say that from here because we've been hearing a lot about it. I loved E.T. the movie, but I'm just gonna leave it there. Fra poco vi mostrerò il video delle dichiarazioni pubbliche del 16 febbraio 2023 direttamente dal presidente statunitense Joe Biden. Ascoltate bene e soprattutto leggete bene la traduzione di Google Translate su YouTube per capire quello che il presidente dice in questo lungo discorso, ma soprattutto per comprendere che non cita mai, al contrario di quello che i media hanno amplificato, le parole alieno ed extraterrestre. Quando parla di oggetti volanti non identificati, prestate attenzione, parla di oggetti di provenienza sconosciuta senza pilota, esattamente quello che hanno detto prima di lui tutti i rappresentanti del NORAD e dell'aeronautica che hanno parlato pubblicamente dell'abbattimento degli UFO. Inoltre, sottolineo, prima di lasciare alla visione del video di Joe Biden, come non parla mai di minaccia diretta da parte di paesi stranieri, escludendo che si possa trattare in alcun modo di sonde spia cinesi e russe o di droni cinesi e russi. Inoltre dice che potrebbe essersi potrebbe essere stato che in questi casi si sia trattato di palloni aerostatici su cui si è scherzato tantissimo, mandati in volo per scopi scientifici da parte di organizzazioni private. Ma attenzione, non solo ha detto che è una possibilità, non ha confermato nulla, ma in più di un'occasione nel discorso ha specificato un altro fatto importante detto a sua volta dal comandante del NORAD in più di un'occasione, che i tre velivoli abbattuti non sono stati ancora recuperati, quindi non se ne conosce né la provenienza né la struttura né lo scopo. Parole del presidente Joe Biden. Ciò significa che la dichiarazione ufficiale fatta dalla Casa Bianca il 13, che servivano a minare la credibilità della possibilità che si trattasse di un fenomeno extraterrestre, o più semplicemente ad abbassare la guardia mondiale che si era alzata naturalmente in seguito alla possibilità che si trattasse di droni o palloni eccetera appartenenti ad un'altra nazione ostile, di conseguenza non si può escludere assolutamente nulla, ed è per questo che lo stesso presidente Joe Biden non ha mai fatto riferimenti ad extraterrestri ed alieni, perché allo stato attuale, almeno fino al 16, quando il presidente degli Stati Uniti è apparso al pubblico e ha fatto la sua dichiarazione di oltre 6 minuti, non ha escluso assolutamente nulla, ma ha parlato principalmente di difesa aerea, di miglioramento della viabilità aeronautica da parte di droni, palloni e per la sicurezza degli aerei civili e militari, il miglioramento attuale della capacità radar che permette agli Stati Uniti di individuare persino velivoli e palloni a bassa velocità, a bassa tracciabilità,
e che verrà ulteriormente migliorato nella speranza che nel futuro si possa creare un qualche ordinamento internazionale che consentirà agli stati, ovviamente in questo caso in particolar modo per gli Stati Uniti, di controllare il traffico di droni e palloni aerostatici in modo più rapido e più semplice. Quindi, mentre vi lascio ovviamente al video, vi lascio anche a riflettere su quelle che sono le conclusioni che sono state tratte pubblicamente dai media e da molti frettolosi che volevano liquidare la questione degli UFO degli Stati Uniti d'America. Good afternoon. Last week, in the immediate aftermath of the incursion by China's high-altitude balloon, our military, through the North American Aerospace Defense Command, so-called NORAD, closely scrutinized our airspace, including enhancing our radar to pick up more slow-moving objects above our country, around the world. In doing so, they tracked three unidentified objects, one in Alaska, Canada, and over Lake Huron in the Midwest. They acted in accordance with established parameters for determining how to deal with unidentified aerial objects in U.S. airspace. At their recommendation, I gave the order to take down these three objects due to hazards to civilian commercial air traffic and because we could not rule out the surveillance risk of sensitive facilities. We acted in consultation with the Canadian government. I spoke personally with Prime Minister Trudeau and Camp from Canada on Saturday. And just as critically, we acted out of an abundance of caution and an opportunity that allowed us to take down these objects safely. Our military and the Canadian military are seeking to recover the debris so we can learn more about these three objects. Our intelligence community is still assessing all three incidences. They're reporting to me daily and will continue their urgent efforts to do so, and I will communicate that to the Congress. We don't yet know exactly what these three objects were, but nothing right now suggests they were related to China's spy balloon program or that they were surveillance vehicles from any other country. The intelligence community's current assessment is that these three objects were most likely balloons tied to private companies, recreation or research institutions studying weather or conducting other scientific research. When I came into office, I instructed our intelligence community to take a broad look at the phenomenon of unidentified aerial objects. We know that a range of entities, including countries, companies, and research organizations, operate objects at altitudes for purposes that are not nefarious, including legitimate scientific research. I want to be clear. We don't have any evidence that there has been a sudden increase in the number of objects in the sky. We're now just seeing more of them, partially because the steps we've taken to increase our radars, to narrow our radars. And we have to keep adapting our approach to dealing with these challenges. That's why I've directed my team to come back to me with sharper rules for how we will deal with these unidentified objects moving forward, distinguishing between those that are likely to pose safety and security risks that necessitate action and those that do not. But make no mistake, if any object presents a threat to the safety and security of the American people, I will take it down. I'll be sharing with Congress these classified policy parameters when they are completed, and they'll remain classified so we don't give our roadmap to our enemies to try to evade our defenses. Going forward, these parameters will guide what actions we'll take while responding to unmanned and unidentified aerial objects. We're going to keep adapting them as the challenges evolve, if it evolves. In addition, I've directed my National Security Advisor to lead a government-wide effort to make sure we are positioned to deal safely and effectively with the objects in our airspace. First, we will establish a better inventory of unmanned airborne objects in space above the United States airspace and make sure that inventory is accessible and up to date. Second, we'll implement further measures to improve our capacity to detect unmanned objects in our airspace.
Third, we'll update the rules and regulations for launching and maintaining unmanned objects in the skies above the United States of America. And fourth, my Secretary of State will lead an effort to help establish common global norms in this largely unregulated space. These steps will lead to safer and more secure skies for our air travelers, our military, our scientists, and for people on the ground as well. That's my job as your President and Commander-in-Chief. As the events of the previous days have shown, we'll always act to protect the interest of the American people and the security of the American people. Since I came to office, we've developed the ability to identify, track, and study high-altitude surveillance balloons connected with the Chinese military. When one of these high-altitude surveillance balloons entered our airspace over the continental United States earlier in the month, I gave the order to shoot it down as soon as it would be safe to do so. The military advised against shooting it down over land because of the sheer size of it. It was the size of multiple school buses and posed a risk to people on the ground if it was shot down where people lived. Instead, we tracked it closely, we analyzed its capabilities, and we learned more about how it operates. And because we knew its path, we were able to protect sensitive sites against collection. We waited until it was safely over water, which would not only protect civilians, but also enable us to recover substantial components for further analytics. And then we shot it down, sending a clear message. The violation of our sovereignty is unacceptable. We'll act to protect our country, and we did. Now, this past Friday, we put restrictions on 6 firms that directly support the People's Republic Liberation Army, the People's Liberation Army Aerospace Program, that includes airships and balloons, denying them access to U.S. technology. We briefed our diplomatic partners and our allies around the world, and we know about China's program and where their balloons have flown. Some of them have also raised their concerns directly with China. Our exports have lifted components of the Chinese balloon's payload off the ocean floor. We're analyzing them as I speak, and what we learn will strengthen our capabilities. Now, we'll also continue to engage with China, as we have throughout the past 2 weeks. As I've said since the beginning of my administration, we seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. But I make no apologies, and we will compete. And we'll responsibly manage that competition so that it doesn't veer into conflict. This episode underscores the importance of maintaining open lines of communication between our diplomats and our military professionals. Our diplomats will be engaging further, and I will remain in communication with President Xi. I'm grateful for the work of the last several weeks of our intelligence, diplomatic, and military professionals who have proved once again to be the most capable in the world. And I want to thank you all. Now look, the other thing I want to point out is that we are going to keep our allies and the Congress contemporaneously informed of all we know and all we learn. And I expect to be speaking with President Xi, and I hope we are going to get to the bottom of this, but I make no apologies for taking down that balloon. Thank you very much. Credo che dopo le parole direttamente viste e sentite di Joe Biden e naturalmente messe a confronto con quelle della rappresentante della Casa Bianca che ha parlato 3 giorni prima, mi sembra tutto chiaro e mi sembra che non ci sia da aggiungere altro rispetto a quello che ho già detto, se non ricordare ancora una volta che, come ho detto dal primo video, quello del 4 di febbraio sulla questione della presunta sonda spia cinese abbattuta, che è tutto un teatrino mediatico creato ad arte per nascondere quello che è realmente accaduto, e cioè che effettivamente c'è stata un'ondata di oggetti volanti non identificati di tutti i tipi sugli Stati Uniti. Ci sono tantissimi video, in uno scorso dei miei video ve ne ho mostrati 7 spezzoni, ma ce ne sono davvero parecchie decine che possono essere recuperati, commentati e che sono estremamente interessanti e veritieri,
che dimostrano come in quei giorni il traffico aereo americano era in tilt per via di segnalazioni da parte dei piloti civili che osservavano oggetti ad alta quota di tipo ufologico sconosciuto, naturalmente degli inseguimenti, naturalmente delle tracce radar, naturalmente delle visualizzazioni con tanto di video da parte dei residenti negli Stati Uniti e nel Canada, e ovviamente di una serie di cose che non vengono discusse pubblicamente ma che sono trapelate grazie alle testimonianze dirette di alcuni testimoni nei luoghi. Per esempio, ve lo ribadisco ancora una volta, l'ho detto già dall'inizio o quasi dall'inizio, testimoni della zona dell'Alaska dove è stato abbattuto il primo oggetto il 10 di febbraio, che dichiarano che c'è stato uno scontro aereo, non un abbattimento, uno scontro aereo che si è svolto a 2 chilometri di distanza da un insediamento di lavoro dove abitano anche i dipendenti, e i testimoni su TikTok, che guarda caso adesso gli Stati Uniti stanno cercando di censurare in Europa, anche e soprattutto per altri motivi legati ai rischi di guerra, eccetera, naturalmente, proprio perché queste dichiarazioni dimostravano che nei cieli dell'Alaska era accaduto ben altro rispetto a quello che è stato riportato. C'è un vero e proprio combattimento aereo, quindi significa che le due parti si sono date battaglia, con il finale concluso con uno dei due oggetti abbattuto, naturalmente l'UFO in questo caso, che si dice sia precipitato in mare e non può essere quindi ritrovato facilmente, e si dice che non è stato ritrovato ancora, ma le testimonianze del posto dichiarano che il combattimento si è svolto sulla terraferma e quindi l'oggetto dovrebbe essere caduto a circa 2-3 km dalla zona dove è avvenuto, e quindi sulla terraferma, e quindi sarebbe stato recuperato. Nei giorni scorsi inoltre c'è stata una polemica su un video che ho pubblicato dove è possibile vedere un oggetto coperto da detriti trasportato con un camion, il classico trasporto speciale che in questo caso si svolge negli Stati Uniti e che spesso vede coinvolti dei droni militari, dei prototipi anche smontati, ma che in alcuni casi lasciano il sospetto. Bene, questo video, grazie ad un utente del canale, era già stato segnalato come un video reale, ma con una data che postdatava di qualche giorno prima dell'abbattimento addirittura della sonda cinese. Questo, per alcuni ricercatori, con molte virgolette, abbastanza stupidi da fermarsi alle apparenze e da criticare il lavoro degli altri, è apparso come un non è accaduto nulla, è tutta una presa in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Al contrario, invece, quel video dimostra che qualcosa già sta accadendo da tempo negli Stati Uniti, che non riescono più a tenerlo nascosto, in quanto facendo delle ricerche approfondite, e cercherò nei prossimi giorni di mostrarvelo, ci sono decine e decine di video in tutti gli Stati Uniti di oggetti simili trasportati in convogli con scorte dei servizi segreti, della polizia o talvolta agenzie private di sicurezza. Sottolineo questo perché molti sono convinti che i trasporti speciali militari vengono fatti con la scorta militare, ma non è così, perché i trasporti militari con la scorta militare vengono fatti solo per le attrezzature militari. Detto questo, quindi, qualcosa sta succedendo. Per quanto Joe Biden abbia dichiarato che l'aumento dei casi di avvistamento e i 3 abbattimenti sono dovuti al miglioramento delle apparecchiature radar, verissimo, ci sono le dimostrazioni video e di trasporti di oggetti presi, recuperati, che dimostrano invece che il fenomeno UFO è aumentato di tantissimo in modo esponenziale in quei giorni e ancora non è diminuito negli Stati Uniti, e ovviamente che qualcosa di vero su quei trasporti e soprattutto sugli abbattimenti, che possano essere realmente oggetti ancora non identificati
e questo sottolineo ancora una volta non significa extraterrestri in automatico, che ci vogliono nascondere. E quindi confermo ancora una volta la mia teoria dell'insabbiamento che ho dato sin dal primo istante. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo di mettere il like, l'importanza del farlo, del condividere il video e naturalmente se vi va anche di ringraziare col super grazie che trovate accanto al like con il cuoricino, che è un aiuto importante per il canale e il sottoscritto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare il campanello se volete ricevere le notifiche delle nuove uscite e naturalmente di seguire il mio sito internet con articoli e approfondimenti anche sugli argomenti trattati qui su YouTube, che è www.statodiemergenza.com, e ovviamente potete seguirmi su Telegram col nuovissimo canale, su i vari social, in particolar modo su TikTok. Ciao a tutti, alla prossima!